siamo in compagnia con una grandissima doppiatrice, Monica Ward. Ciao. E da noi è un onore perché siamo cresciuti con il doppiaggio sui cartoni animati e praticamente fai parte della nostra infanzia. Sì. Allora, volevo chiederti, com'è che hai iniziato, classica domanda? Vabbè, ho iniziato, noi veniamo da una famiglia, da generazioni di doppiatori, da quando è entrato il sonoro e il doppiaggio in Italia, perché mia nonna sarebbe praticamente la voce di, della strega di Biancaneve e Sette Nani. Quindi parliamo proprio, mio nonno era Carletto Romano, doppiava Jerry Lewis. E poi da lì mio padre e mia madre, poi siamo subentrati noi, i miei figli e tutti, insomma. Quindi ho iniziato da piccolissima, mio padre stava facendo un film con Cigoli, che era il doppiatore di John Wayne, stavano facendo un film, mancava un bambino e dice, oddio, ma come facciamo? Anche solo che mio padre si gira, amore, ma ti va di provare a farlo? Avevo 4 anni. Vabbè, non prego. Sta seria, perché ero una nana, sono rimasta nana comunque. E da lì è iniziato. Una grande passione, un grande amore, un grande trasporto, sicuramente anche il talento, perché comunque credo che in qualsiasi poi lavoro uno si voglia cimentare, se non c'è del talento, poi soprattutto nel ramo artistico non si può fare. Il lavoro nostro è un lavoro meraviglioso, il mondo dei cartoni animati è un mondo meraviglioso, cioè io adoro i cartoni animati, li faccio praticamente da quando sono piccolissima, tantissime serie importantissime, film come La voce di Cenerentola della Walt Disney, recentemente ho fatto un film bellissimo con il cantante Mario Biondi, con il quale ho cantato, è stata un'emozione straordinaria. Rio 2 e poi anche Nightmare Before Christmas. Sì. Esatto, abbiamo fatto i cori, ho fatto il personaggio. È uno dei tre gnometti che vanno a fare. 25 anni adesso, sono 25 anni, sì, di uscita, sì, dal film, 93. Sì. Tanti anni dedicati a questo mestiere, pensa che anni fa andai a girare per un po' di anni 100 vetrine e dopo 2 anni che giravo a un certo punto arriva un'equipe di gente che mi voleva fare un'intervista visiva, dice guarda ti voglio intervistare sul set, dico quindi mi vorranno chiedere di 100 vetrine, invece no. Tutto hanno parlato, quello dicendo no, tu per noi sei una doppiatrice, sai, siamo cresciuti. Infatti siete un po' con la tua voce. Messi lì sempre parlando, esatto, del doppiaggio, non volete far film e niente. Prima mi raccontavi, mi dicevi, ah, tu sei anche la voce di Steve Harker, sì, ormai sono passati tanti anni, ma insomma Steve Harker è una serie che ho fatto. Sì, l'ho fatta per quasi 20 anni, Steve Harker. Perché tu cambi, modifichi molto la voce rispetto ad altro, quindi sì, tanti personaggi probabilmente non riconosci subito che è la tua perché la modifichi. Certo. E diciamo, il tuo primo lavoro che hai fatto qual è stato? Il mio primo lavoro è questo che ti ho detto con mio padre, col film con, sì, Cigoli, proprio il primo in assoluto. Invece proprio di cartoni un po' importanti, poi, cioè una cosa... Beh, cartoni importanti sicuramente, forse quello, la serie, una delle serie che ho più nel cuore è Kyoko. Che hai fatto? Sai, Kyoko, sì, sì, sì. Che l'ho fatta in età adolescenziale. Quindi i Simpson sono venuti molto dopo. Molto dopo, i Simpson sono arrivati tipo dopo 15 anni da Kyoko, 10 anni. Quindi sì, sì, sono arrivati in 90. Esatto. E quando andai a fare il provino, andai tipo alle 4 del pomeriggio, a mezzanotte ancora non avevo fatto il provino. Allora, sì. 11 anni all'età l'ho vista su Wikipedia. No, 53 anni, vabbè, insomma, sono invecchiata con i cartoni. Infatti mi fa morire quando mi chiedono, cioè, la voce di Lisa. Io mi faccio la voce di Lisa, piena di rughe, capito? Sai quelle cose. E allora che tu hai avuto dei problemi alla gola, con la voce, sì, di Lisa, hai dovuto smettere. Oh no, ho fatto, per fare Steve Harker io sono stata... È stato un periodo musicali della seconda, terza stagione che si sentiva che la voce era differente, sì, da quelle prime, sembrava che avevi raffreddore, non so. Esatto. Sì, che era il periodo poi che stavi facendo, sì, Steve Harker. Esatto. Che ti ha rovinato. Sì, po'. Diciamo mi ha... Però, sai, oggi insomma ci sono degli interventi straordinari che nell'arco di un mese, due mesi ti hanno risolto il problema. Tutto sì. E poi niente, che dire. Il lavoro che ti è piaciuto di più, quello che sei attaccato a livello proprio ce professionale. Ce ne sono tanti. Il lavoro sicuramente che mi ha così incuriosito di più è stato doppiare me stessa. Perché ho doppiato me stessa sia in un film di circuito che a 7 km da Gerusalemme, tra l'altro mio fratello Luca
è il protagonista di quel film, e poi Carabinieri, dove ho fatto una puntata intera da protagonista, il doppiare se stessi. Ah, questo dovevi doppiare? Fare delle piccole integrazioni sulla presa diretta. Che difficile, cosa... Sì, è strano, cioè tu sei sempre abituato a cambiare 2000 visti. Io adesso sto doppiando ultimamente, sto facendo una serie per Netflix che si chiama, vi consiglio di andarla a vedere, si chiama F is for Family. Sì, F is for Family, che è una serie di cartoni animati dove io ho chiamato due tale. Tre, anzi, quest'anno si è aggiunto anche Conticini. Paolo Conticini, ciao. Antonio Giuliani, che non so se lo conosci, è un comico romano straordinario. Esatto. Sì, fa sul satellite, sul canale digitale Spike, se adesso sì, ma che legge i giornali, lui è vero? No. Antonio Giuliani, andatevelo a vedere su YouTube, è un attore straordinario, tipo, diciamo, la strega potrebbe essere, che secondo me è più bravo. Di Brignano, ho capito chi è Brignano e Battista, c'ha una comicità diversa, non voglio offendere gli altri, però a me Antonio Giuliani piace di più. Se vi dovessi capitare e venite a Roma, andatevelo a vedere perché è bravissimo. Non ho capito chi era. Io ho messo lui a fare il protagonista su questa serie di cartoni animati, e lui comunque ha delle difficoltà perché lui è un attore che lavora tantissimo in teatro, quindi andare davanti a un doppiaggio, la dizione deve essere perfetta. E poi ho chiamato anche Giancarlo Magali. Giancarlo aveva già doppiato in Hercules. Hercules, sì, l'ho chiamato a fare un ciccione obeso così, un direttore di un, diciamo, di un aeroporto che non riesce neanche a parlare per quanto è grasso. Allora Giancarlo mi guarda e mi fa: che mi hai chiamato perché sono uguale. No, Giancarlo, no, per carità, no, ma tu. Quindi avete proprio il vostro studio di doppiaggio? No, io lavoro, sono una libera professionista, lavoro un po' dappertutto. Questa serie la stiamo facendo a Cinecittà. Ah, buongiorno. Proprio dentro gli studi di Cinecittà, ma Roma è piena di studi. Sì, lì è il fulcro tutto rispetto a Milano, Torino. Progetti futuri? Progetti futuri, sto facendo adesso la nuova stagione di Daredevil, sempre esatto, e The Punisher, non so se l'avete vista, sono tutte serie più. Jessica Jones, sono tre serie della Marvel, e adesso ecco lavoro su queste tre, e poi dovrebbero tornare altre serie, dei film di circuito sicuramente della Universal, però per adesso ancora non so i titoli, comunque tanto lavoro, sì. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi, è stato un piacere. E...